Sia lodato Gesù Cristo, pace e bene. Questa che celebriamo è la 23ª domenica del tempo ordinario. Che cosa ci vuole comunicare la parola di Dio oggi in questa domenica? L'episodio del Vangelo è quello dell'incontro di Gesù con un sordo muto. Ecco. E questo incontro viene raccontato come espressione simbolica anche della salvezza, della fede anche, perché Gesù lo guarisce e questo comincia a parlare. E difatti il Vangelo dice: condussero un sordo muto pregandolo di imporgli la mano. E quindi Gesù lo porta a distante e gli tocca la bocca e gli orecchi. Effata, Effata, apriti, apriti, ecco, apriti. E questo comincia ad ascoltare. Che cosa? Ecco, qui c'è il senso simbolico di questo racconto. Perché noi a volte siamo sordi e muti, perché ci incontriamo nel mondo delusi, ecco, delusi, perché non cambia niente perché ci sembra che le cose non vadano nel modo giusto e quindi ci chiudiamo in noi stessi, meglio non sentire, meglio non parlare. Ecco, cioè questo è come se non avessimo più capacità di guardare oltre, di poter capire oltre, di sentire una parola altra, diversa da quella normale in cui abbiamo piccoli problemi, le nostre piccole cose, ma abbiamo perso l'oggi di Dio, cioè questa capacità di trasformare il mondo, insomma. E questo è quello che ci viene. La fede, ecco, la fede. La fede è questa capacità di poter andare oltre quella che è la mentalità comune. Di sentire una parola che va oltre, di parlare, ecco, questo, di comunicare, di avere la capacità di dialogo, di comunicare, la fede. Cioè, la fede è una potenzialità, è qualcosa che radicalmente cambia. E pensa che sia possibile ciò che è umanamente sempre impossibile. Non si tratta di una fiaba, le fiabe lo sappiamo. Sono raccontate ai bambini come se ci fosse un mondo parallelo dove tutto è possibile, dove gli animali parlano, dove ecco, le fiabe dei bambini. E quindi c'è una richiesta quasi moraleggiante, le favole. Qui invece il problema non è questo, il problema è che c'è qualcosa che ti permette di costruire, di responsabilizzarti. La fede è un'assunzione di responsabilità. Cioè, mentre essere muti e sordi è un rifiuto di assumerti delle responsabilità, la fede ti apre un mondo che è fondato su Dio. Ecco la profezia, il profeta. E la prima lettura che ascoltiamo è proprio del profeta Isaia, quando parla della salvezza e apre un orizzonte che umanamente sembra impossibile, perché dice il brano di Isaia: dite agli smarriti di cuore, a tutti i sordi, i ciechi, a tutti quelli che dite agli smarriti di cuore, coraggio, non temete, ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la ricompensa divina, egli viene a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi, si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto, perché scaturiranno acque nel deserto. Cioè la fede nella profezia di cui Dio si fa garante. Ma questa fede nella profezia di cui Dio si fa garante non è la bacchetta magica che risolve i problemi, perché a volte noi pensiamo che Dio dovrebbe avere la bacchetta magica per farci entrare nel mondo delle favole. No, la fede è un'assunzione di responsabilità. Ecco, io devo impegnarmi.
se il Signore mi apre gli occhi, mi apre le orecchie, mi apre la bocca per questo mondo che Lui mi presenta come possibile, è possibile perché Dio mi dà la forza, è possibile perché io credo, è possibile perché mi impegno. Cioè questa responsabilità, cioè le cose sono legate alla nostra responsabilità. Se io sono chiuso in me stesso, io mi sento responsabile di piccole cose, di poche cose. Se io invece mi apro a questa apertura, questa capacità che il profeta ci dà, che si può cambiare radicalmente anche ciò che sembra impossibile, e allora ecco, noi possiamo veramente prendere responsabilità di quello che dobbiamo fare. Quindi è legata alla nostra, hai fede e perciò ti guarisci. È la nostra guarigione la fede, perché ci fa uscire dalle nostre chiusure. Ecco, questo è allora il regno, l'oggi di Dio, ecco, tutto questo avviene oggi. No, noi siamo abituati a pensare che, vabbè, poi quando moriremo, poi il regno del Signore ci salverà. No. Il problema è che abbiamo separato l'oggi di Dio, ecco, dal nostro oggi, dal nostro vivere quotidiano. Invece non è così. L'oggi di Dio, questa promessa di Dio, dobbiamo realizzarla oggi, nella nostra storia di oggi. E le cose che il Signore ci dice, dobbiamo farle oggi. Se dal punto di vista scientifico noi riusciamo ora a fare cose, ecco, nella malattia, trapianti, cose, eccetera, che sembravano impossibili, insomma, ma sono diventate possibili perché c'è stata gente responsabile che ha studiato e che si è impegnata. È chiaro che quando entriamo nel mondo più grande, ecco, che riguardano le scelte grandi della politica, dell'economia, eccetera, tutto questo può cambiare se c'è, ecco, la responsabilità umana. Ecco, questo è il senso profondo. Che tutto, la fede è proprio questa, come vi dicevo, l'assunzione di questa responsabilità, perché ormai vediamo il mondo con gli occhi di Dio e quindi è possibile, ma oggi, non domani. E quindi quello che io posso fare oggi non lo devo rimandare a quando verrà il regno di Dio nell'altra vita. Poi certo il Signore porterà a compimento tutto ciò che abbiamo iniziato, ma questo è un cammino che noi dobbiamo cominciare a fare oggi. E purtroppo non è così, perché questo cambiamento, quello che dice Giacomo nella seconda lettura, perché Dio ha una predilezione, per esempio, per i poveri, dice: Dio non ha forse scelto i poveri del mondo per farli ricchi con la fede ed eredi del regno che ha promesso a quelli che lo amano? C'è una preferenza di Dio, un'attenzione di Dio. Però noi, anche noi cristiani, abbiamo chiuso gli occhi, e già al tempo di Giacomo c'erano situazioni inaccettabili. Ecco quello che racconta Giacomo: se entra uno nella vostra comunità e questo è ricco, e allora che cosa fate? Voi lo accogliete, gli mettete il primo posto, magari ci mettiamo un posto speciale, una targhetta, perché è ricco. Se entra un povero invece lo lasciate lì in fondo e non gli date manco posto, insomma. Cioè Giacomo già contestava la sua comunità. Perché non traduceva la fede in una responsabilità di cambiamento del mondo, delle regole, e fare come diceva Giacomo Cusmano, la posposizione, cioè se dobbiamo fare una scelta e c'è una possibilità, questa devo farla per il povero, diceva Giacomo Cusmano. E c'era uno scritto antico del quale, secolo, quarto secolo, insomma, il quale dice che se entra un ricco, dice ai il vescovo dica ai diaconi di accompagnarlo, farlo sedere, ma se entra un povero, il vescovo scenda lui, lo vada a prendere e lo faccia sedere nella cattedra dove lui si era seduto. Sembrerebbero cose fuori del... Ma quello che è importante è che questo cambiamento
è frutto della fede. E allora se non avviene è perché noi non crediamo. E quindi i nostri orecchi non si aprono all'ascolto della parola del Signore e non parlano la parola del Signore. E abbiamo bisogno invece di comunicare, anche nella nostra vita familiare, abbiamo bisogno di comunicare. Molti fallimenti nella vita familiare nascono dalla difficoltà di ascoltare e dalla difficoltà di parlare, di comunicare. Non siamo capaci di ascoltarci. Che siamo talmente presi dalle nostre cose che non ascoltiamo neanche l'altro, gli parliamo addosso, mentre l'altro sta parlando, parliamo noi, perché vuol dire che non abbiamo interesse all'ascolto e non abbiamo interesse a dialogare, a parlare, a raccontarci, e questo ci rende scontenti, insomma. Anche qui ci vuole molta fede, molto coraggio. Se vogliamo salvare il clima della coppia, la relazione di coppia, la relazione con i figli, la relazione con gli altri, è importante che apriamo noi stessi all'ascolto e al dialogo. Ecco. Quindi ci sono degli impegni che cambiano il mondo, ma ci sono degli impegni che devono cambiare le relazioni. È così, se io incontro un extracomunitario che mi viene a lavare i vetri, sì, posso anche dargli un'offerta, ma il problema è se crolla il pregiudizio che ho nei confronti dell'altro, allora sì che ho la fede, perché lo guardo con gli occhi di Dio, ecco, perché guardo quest'uomo che sembra straniero, che sembra diverso, lo guardo con gli occhi di Dio. Ma finché non crolla tutto questo, sono ancora muto e sono ancora sordo, non riesco. Cioè, la fede che deve farci guardare, allora cadono i pregiudizi, cade tutto questo se noi guardiamo, ecco, ascoltiamo, siamo capaci di ascoltare e di dialogare e di far cadere tutto ciò che ci impedisce una profonda relazione. Questo nasce dalla nostra fede che si apre alla speranza. Perché, ecco, se speriamo, la garanzia ci viene dal Signore, anche noi possiamo fare qualcosa. E siamo in periodo di preparazione all'evento di Padre Puglisi, dove lui diceva sempre ai ragazzi, se ognuno fa qualcosa si può fare molto, se ognuno ascolta e dialoga si può fare molto, possiamo cambiare anche il mondo. E vi auguro una bellissima domenica, sia lodato Gesù Cristo, pace e bene.